Le fonti che regolano il pubblico impiego, ed in particolare il decreto legislativo numero 165 del 2001, ovvero il testo unico sul pubblico impiego, definiscono le pubbliche amministrazioni che sono tenute appunto ad applicare le disposizioni del testo unico e che quindi sono oggetto anche di quella che è stata la privatizzazione che si è avuta appunto negli anni con le ultime riforme di, ad esempio, di Brunetta e Madia. Queste pubbliche amministrazioni, colpite quindi da questo testo unico, comprendono ad esempio in generale le amministrazioni dello Stato, gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, quindi le scuole in generale, e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni autonome, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e quindi gli enti locali, nonché i loro consorzi e le associazioni, le istituzioni universitarie, lo IACP, ovvero gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, e le aziende del servizio sanitario locale, l'ARAN, ovvero l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, e una serie di altre agenzie pubbliche. Da ultime sono state introdotte nella applicazione del testo unico anche le città metropolitane, che come sappiamo sono ulteriori enti locali, e tale introduzione è avvenuta tramite la legge del Rio del numero 56 del 2014. Sul pubblico impiego sono intervenute anche le riforme Brunetta e Madia, come già abbiamo accennato anche precedentemente. In particolare, la riforma Brunetta, con la legge numero 15 del 2009 ed il decreto legislativo numero 150 del 2009, hanno portato ad un generale riordino del pubblico impiego e all'introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance e una serie di meccanismi premiali appunto connessi con la performance. Per quanto riguarda invece la riforma Madia, cui alla legge numero 124 del 2015, si è avuto la riforma dei meccanismi di reclutamento del personale, nonché una serie di nuove responsabilità disciplinari, in particolare definite al decreto legislativo numero 75 nel 2017. Poi invece il decreto legislativo 74 nel 2017 si è avuto un riordino del sistema della performance precedentemente introdotto da Brunetta. Quindi anche per quanto riguarda gli enti locali, definiti al titolo quarto del testo unico enti locali, si applicano essenzialmente le disposizioni del testo unico sul pubblico impiego e quindi anche gli uffici, e il personale degli enti locali, comprese, il settore della dirigenza e, dei segretari comunali, sono tenuti all'applicazione di questo codice. Rimane poi, la possibilità di definire una serie di, materie, tramite il potere regolamentare, riconosciuto sempre agli enti locali. Quindi gli enti locali possono disciplinare tramite dei regolamenti che loro stessi definiscono, una serie di, settori tra i quali, gli, uffici e dei servizi. Ovviamente tali regolamenti in generale sono, diciamo, discendono dagli statuti che sono definiti appunto per ciascun ente locale. Più nel dettaglio, queste sono le materie principali disciplinate tramite regolamento degli enti locali. In particolare l'ente locale può disciplinare la materia delle responsabilità giuridiche che fanno capo agli operatori delle varie pubbliche amministrazioni, possono poi disciplinare gli organi, gli uffici e le modalità di conferimento nelle pubbliche amministrazioni,
possono organizzare gli uffici, definire appunto come organizzare gli uffici, nonché i meccanismi per la selezione del personale e l'avviamento al lavoro, la definizione dei ruoli e degli organici, e possono poi definire disciplinare la libertà di insegnamento, nel settore della didattica e della ricerca dei dipendenti che fanno parte degli enti locali, e infine possono definire una serie di incompatibilità tra le pubbliche amministrazioni e le altre attività, quindi un tema di cumulazione degli incarichi. C'è da dire che oltre alla disciplina del testo unico, vengono applicati, appunto, siccome c'è stata una privatizzazione, anche una serie di contratti nazionali del lavoro. Quindi questa privatizzazione ha spinto, almeno diciamo, all'inizio della privatizzazione, si è avuto un'applicazione della contrattazione collettiva e quindi una serie di fonti che disciplinavano i rapporti di lavoro che all'inizio erano appunto solo privatistiche. Sono state appunto applicate queste fonti privatistiche e quindi i contratti collettivi anche al pubblico impiego. Questo ovviamente ha portato ad una, diciamo, ad un minor potere, una minore disciplina proveniente invece dalle fonti pubblicistiche. Un cambio di rotta si è avuta all'inizio con la riforma Brunetta. Quindi tramite questa riforma, infatti, alcune delle disposizioni del testo unico 165 del 2001 sono state sancite di carattere cosiddetto imperativo nei confronti dei contratti collettivi. Quindi, nella coesistenza tra le due fonti, quella privatistica del contratto collettivo e quella pubblicistica del testo unico, alcuni articoli, alcune disposizioni sono state individuate come imperative, quindi come prevalenti rispetto a eventuali ulteriori discipline dei contratti collettivi. Ovviamente però possono anche essere presenti una serie di eccezioni. Da questa riforma discende quindi che eventuali contratti collettivi che derogano la legge, e in particolare quindi le disposizioni del testo unico, anche se sono successivi al testo unico, appunto, non sono in generale validi, ma prevale appunto la legge, proprio tramite il carattere di imperatività. Ovviamente la prevalenza del testo unico però è sancita in alcuni punti specifici, quindi dove non è specificato, ovviamente potrebbe un contratto collettivo andare, diciamo, in contrasto. Con la riforma Madia, inoltre, è stata introdotta ed è stata, diciamo, completata la possibilità per i contratti collettivi di coesistere con il testo unico, e sono state previste una serie di situazioni in cui i contratti collettivi possono comunque derogare alla legge, sempre nel rispetto del testo unico. Quindi, tramite appunto un aggiornamento di questa legge, sono state definite una serie di possibilità in cui i contratti collettivi possono derogare i contenuti del testo unico. Quindi vediamo che nel pubblico impiego così privatizzato, i contratti collettivi di lavoro hanno un ruolo sempre più importante. Per contrattazione collettiva si intende il fatto che vi è la possibilità di definire e regolamentare una serie di rapporti di lavoro facenti capo a un determinato settore, tramite una cosiddetta concertazione, ovvero un incontro tra i datori di lavoro facenti capo di un determinato ambito lavorativo e una serie di rappresentanti dei lavoratori, ovvero una serie di sindacati.
il prodotto della contrattazione collettiva e di questa concertazione tra datori di lavoro e rappresentanti e sindacati sono appunto i contratti collettivi di lavoro che costituiscono degli accordi appunto stipulati tra datori di lavoro e sindacati che stabiliscono essenzialmente una serie di trattamenti minimi che devono essere garantiti nel momento in cui vengono instaurati dei rapporti di lavoro e quindi vengono siglati dei contratti di lavoro individuali tra i singoli lavoratori e i datori di lavoro. E quindi tutti quei contratti che alla fine ricadono sul lavoratore. Quindi questi contratti collettivi definiscono una serie di trattamenti minimi e di condizioni di lavoro cui tutti i datori di lavoro devono appunto conformarsi nei loro contratti individuali di lavoro. Il contratto collettivo di lavoro comune in generale è regolato da norme di diritto comune contrattuali e in particolare dal codice civile, dal libro quarto del codice civile. In generale questo non è fonte di diritto. Per quanto riguarda i contenuti dei contratti collettivi di lavoro, essenzialmente abbiamo un contenuto normativo ed un contenuto obbligatorio. Il contenuto normativo contiene essenzialmente delle disposizioni che varranno poi in tutti i contratti individuali di lavoro che saranno firmati appunto andando ad applicare questi contratti collettivi. Il contenuto obbligatorio poi riporta essenzialmente tutta una serie di disposizioni che devono regolamentare il comportamento dei sindacati.